questa mattina la macchina che ho preso è la mia Alfa Romeo di tutti i giorni. Per molti è una vettura criticata perché è una Fiat, monta un motore a gasolio, motore a gasolio di 1910 centimetri cubici, e è talmente criticata e va anche male che è arrivata quasi a 400.000 km questa macchina. Quindi queste Alfiat sono così negative. È una delle poche macchine che si guida come le altre Alfa Romeo che posseggo. Tenuta di strada e dinamica favolosa. È una delle poche macchine a trazione anteriore che ha una stabilità e una guida intuitiva quasi come fosse un'altra vettura sportiva. Ha un avantreno con una direzionalità che nessuno ha. Ha un grado di finitura ottimo perché, nonostante i suoi anni e i suoi chilometri, è ancora una bellissima macchina. Aveva interni in pelle, aveva cerchi in lega, assetto sportivo, una bella strumentazione molto rievocativa delle vetture del passato, e soprattutto aveva delle prestazioni straordinarie. Questo 1.9 diesel era un motore che permetteva alla vettura di raggiungere i 200 km orari con dei consumi del tutto risibili, perché comunque trattarla bene fa oltre i 15 km con un litro, ma abbondantemente. E però il vero alfista l'ha sempre criticata, così come ha criticato altre vetture della produzione Alfa Romeo post 1986, così come ha criticato le attuali. È riuscito a criticare l'attuale produzione, che mi sembra sia tra le migliori che ci sono in circolazione, quindi non è che poi alla fine questa gente ragioni tanto. Forse lo fa col cuore criticano perché non sono soddisfatti di quello che c'è in giro, ma per criticare bisogna avere degli elementi. Io tra gli elementi che ho per criticare questa 156 è che in 16 anni non mi ha mai dato un minimo problema e ha percorso già 399.275 km con un'accurata manutenzione, ma nulla più. Detto questo, cari amici, vi auguro a tutti buona giornata e pensateci bene quando denigrate un prodotto italiano, peraltro di ottima qualità. Arrivederci.